Buongiorno Presidente, buongiorno a tutte le deputate e tutti i deputati. Volevo innanzitutto ringraziarvi per l'invito e per la possibilità che state dando a noi atleti di portare la nostra voce, perché oltre ad essere i protagonisti in campo, c'è la volontà di contribuire a quella che deve essere la crescita dello sport anche fuori dal campo di gioco. Ci tengo a sottolineare la bontà e la positività di questa riforma in relazione a due temi molto cari ad AIP, che sono l'abolizione del vincolo sportivo e il riconoscimento del lavoro sportivo. Per quello che riguarda la previsione dell'abolizione del vincolo sportivo contenuta nel decreto legislativo, viene vista con profondo favore perché l'attuale regolamentazione vincola un atleta anche contro la sua volontà e possiamo tranquillamente affermare che questo è da considerarsi illegittimo e incostituzionale. Per quello che riguarda invece il riconoscimento del lavoro sportivo, si va finalmente a riconoscere quelli che sono i professionisti di fatto, risolvendo in questo modo molte delle criticità che sono sempre esistite nel mondo del dilettantismo. Prima di lasciare spazio a quelli che vorrei fossero gli approfondimenti più tecnici del vicepresidente Masi, ci tengo a sottolineare che sono molto contento del percorso che in questi ultimi mesi abbiamo condiviso con le altre associazioni che sono qui presenti, AIC, AIR e GIBA, che saluto e ringrazio. Volevo anche dire che abbiamo tentato di incontrare proprio in quest'ottica di condivisione la Commissione Nazionale Atleti CONI, purtroppo senza ottenere alcuna risposta senza che ci fosse data questa possibilità. Lascerei, se possibile, ora la parola all'Avvocato Masi per ulteriori approfondimenti, ringraziandovi ancora. Sì, grazie, prego, avvocato. Buongiorno a tutti gli onorevoli deputati presenti. Io mi collego a quanto già detto dal Presidente De Togni e a quanto anche già detto dai colleghi delle altre associazioni, le cui osservazioni sono anche contenute all'interno del documento posto alla vostra attenzione. E in particolare vorrei sottolineare, così come già fatto dal Presidente De Togni, il favore e la positività che il sottoscritto ed AIP manifestano nei confronti dell'attuale schema di decreto legislativo e sul punto dell'abolizione del vincolo sportivo e per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro sportivo. Perché questo? Perché sul punto relativamente al riconoscimento del lavoro sportivo, fin dagli anni 70 del secolo scorso, la giurisprudenza europea ci dice ed afferma che a prescindere dalla qualificazione meramente dilettantistica o professionistica fatta da una singola federazione, coloro che svolgono attività prevalente, continuativa e non marginale, devono comunque avere tutti quelli che sono i diritti e le tutele previste dall'ordinamento nazionale in favore dei lavoratori. Questo schema di decreto legislativo va appunto a risolvere e ha il pregio di andare a risolvere questa annosa problematica e, mi sia consentito di dire, finalmente, risolve un problema che ha visto numerosi, per quanto riguarda il mondo della pallavolo, pallavolisti e pallavoliste che di fatto svolgono attività professionale e professionistica, appunto di fatto, ma che ad oggi non hanno la benché minima tutela. Ricordo che attualmente solamente 4 delle 44 federazioni sportive nazionali riconoscono il professionismo e solamente per quanto riguarda il settore maschile, e tra queste non vi è purtroppo la Federazione Italiana Pallavolo che non ha mai riconosciuto il professionismo né per quanto riguarda il settore maschile né per quanto riguarda il settore femminile. Di conseguenza, una delle positività che questo schema di decreto legislativo va e contiene è quella di prevedere appunto delle tutele giuslavoristiche e per quanto riguarda il lavoro dilettantistico e per quanto riguarda il lavoratore professionistico. All'interno delle osservazioni poste alla vostra attenzione, ci siamo permessi di proporre delle possibili proposte, appunto, relativamente alla riforma di lavoro sportivo, cercando di prevedere una estensione della presunzione di subordinazione attualmente
contenuta solamente all'interno dell'articolo 27 relativamente ai lavoratori professionisti. Perché questo? Perché sappiamo che appunto l'inquadramento giuslavoristico deve essere fatto non tanto a monte e contrattualmente, ma deve essere fatto relativamente all'effettiva prestazione e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. E perlomeno nelle due categorie di vertice del mondo della pallavolo, mi sto riferendo al mondo della Superlega per quanto riguarda la Lega maschile e al mondo e alla categoria della A1 per quanto riguarda la Serie A femminile, di fatto gli indici della subordinazione sono evidenti e non è possibile, diciamo, per essi non prevedere comunque un indice diciamo di subordinazione perlomeno presuntivo. A sostegno di questa riforma, così come è stato detto in precedenza, sicuramente saranno necessari dei provvedimenti appunto di sostegno, e all'interno del documento posto sempre alla vostra attenzione, ci siamo permessi anche di chiedere alle signorie vostre di prevedere o comunque di ipotizzare delle aliquote di vantaggio per quanto riguarda il mondo sportivo, il lavoro sportivo dilettantistico, per quanto riguarda anche il mondo del lavoro sportivo professionistico. Questo perché permetterebbe perlomeno al mondo della pallavolo la sostenibilità e il possibile passaggio dal dilettantismo al professionismo. Da ultimo, in relazione all'abolizione del vincolo sportivo, così come già affermato in precedenza e così come anche ribadito dal presidente De Togni, si manifesta profonda positività e profondo favore. I profili di legittimità e di costituzionalità di tali regolamentazioni contenute in moltissimi regolamenti federali, e mi sto riferendo in particolar modo a quello della pallavolo, sono evidenti e sono numerose. Numerose sono anche le decisioni dei giudici nazionali, e per quanto riguarda i giudici ordinari, ma anche per quanto riguarda i giudici amministrativi, che lo hanno definito arcaico, vetusto e non in linea e recessivo con i contenuti costituzionali, con i principi costituzionali, ma anche, se si vuole approfondire, con quelli che sono i principi della Carta Olimpica, che affermano che lo svolgimento della pratica sportiva è un diritto dell'uomo e deve essere praticato senza alcun vincolo e senza alcun limite. Bene, il vincolo sportivo, di fatto, lo dice la parola, vincola in maniera impropria gli atleti, e per quanto riguarda il mondo della pallavolo si hanno tre step di vincolo, che a 14 anni vincono l'atleta fino a 24, poi da 24 ai 29 e poi dai 29 ai 34. Questa è un profondo squilibrio del mondo sportivo che questa riforma ha il pregio di andare a riequilibrare e appunto ad abolire, portando finalmente il diritto sportivo e comunque anche l'ordinamento sportivo in linea con quelli che sono gli ordinamenti e comunque i principi costituzionali. Concludo affermando quindi la positività che AIP manifesta, il sottoscritto manifesta nei confronti di questo schema di decreto legislativo. E grazie per l'attenzione e lascio la parola al Presidente Serracchiani. Sì, grazie. Do ora la parola a Stefano Di